Pierluigi Diaco si è sposato, matrimonio con Alessio. Pierluigi Diaco ha detto sì, le ultime sulle nozze. Giornalista, radiofonista, autore televisivo e adesso è sposo. Sono giorni frenetici ed emozionanti per Pierluigi Diaco, noto volto della televisione italiana, il quale, dopo l'annuncio di qualche tempo fa, ha convogliato a nozze con il compagno Alessio Orsinger. Della sua vita privata si è sempre saputo ben poco, infatti Diaco ha sempre posto un velo di segretezza sulla sua intimità e sul rapporto con il suo compagno. Ha sempre preferito sorvolare sull'argomento, non dando molto importanza. I diritti per le unioni civili delle coppie sappiamo essere sempre un argomento di discussione nella società odierna e un giornalista che ha sempre difeso tale questione è stato sicuramente Maurizio Costanzo, che si era proposto per celebrare le nozze dell'amico e collega, in quanto autore dell'omonimo talk show Maurizio Costanzo Show e così è stato. Costanzo ha celebrato l'unione civile tra Alessio e Pierluigi domenica scorsa, con testimone Irene Gergo. Ulteriori dettagli non sono reperibili, in quanto la cerimonia è stata riservata a familiari e pochi intimi. Un'inaspettata notizia, Diaco si racconta. La notizia delle nozze di Pierluigi Diaco sarà sicuramente accolta in maniera positiva, in quanto è un personaggio molto amato dal pubblico e apprezzato per il lavoro che svolge, in radio o in televisione, da almeno 25 anni a questa parte. Difatti, ha dedicato letteralmente la sua vita alla sua carriera, sprigionando un amore incondizionato per il giornalismo, il quale finora gli ha soltanto regalato gioie. A queste soddisfazioni personali, si aggiunge l'amore e l'affetto del suo compagno Alessio, compagno presente nella sua vita professionale e non. Un amore che ha sicuramente raggiunto l'apice con il matrimonio. Pierluigi Diaco, il sogno di costruirsi la propria famiglia. Solitamente il matrimonio è un passo che preannuncia un altro grande passo, ovvero l'arrivo di un figlio. In merito a questo argomento Diaco è tranquillo, desideroso di essere padre ma che ciò possa avvenire nelle giuste condizioni. Lo stesso giornalista dice: con una legislazione adeguata, lo adotterei, ma la dimensione genitoriale può essere vissuta in altri modi. Sembra che per il momento Pierluigi voglia solo godere la gioia del matrimonio e dell'amore del suo Alessio.